Cosa passa subito? Buonasera, stasera vi faccio vedere che stiamo preparando per fare i nostri sperrips. Sono le costate di agnello fatte, li facciamo, penso che il giorno voglio fare all'americana con quella mostarda sopra, ma vediamo, vediamo. Io ce la tolgo questa perché questa, vedete, adesso è bello, si prende tutte le spezie adesso che ho tolto questa plastica. Qui invece ancora c'è la plastica, vedete? E io gliela tolgo questa plastica e adesso vi faccio vedere anche come la tolgo. Ecco qua. Io comincio di qua. Sto cominciando con un coltello che taglia poco. Adesso prendo questo che taglia un po' in più e facciamo così. Facciamo un paio di centimetri. L'ho tagliata di nuovo dove non dovevo tagliare, mamma mia. Ecco qua, vedi, e si tira tutta quanta, e qui poi non c'è, non essendoci più questa plastica, vedi che sembra plastica, le spezie, sale, pepe, pepe rosso, se lo prende proprio tutto che è una bellezza. Questa mi ha voluto fare un po', mi voleva fare un po'. Diciamo sudare, ma no, qua è già lavato, ma questo, cose lunghe danno fastidio al forno e li facciamo a metà. Prego, questa la facciamo pure a metà. Prego, rosmarino, no, ma no, prima del rosmarino, il rosmarino dopo, qui adesso metti il pepe dolce, il pepe. No, ci metti tu. Qua già l'avevo tolta, sì. Metti qua Qua questo. già è tolta, sì. Il sale devi mettere qui. Sì. Questo. Il sale ci metto questo con Questo è il sale l'aglio orsino. verde che ho fatto. Io ho fatto, sono andato a raccogliere l'erba orsina e Questo. poi ho fatto questo, vedete il sale, siccome il sale è come c'è l'odore dell'aglio, il sale orsino, non so se chi lo conosce chiaramente lo sa molto bene, no? Visto, si deve togliere sempre da dove, qui, da dove fino deve cominciare, perché di lì invece ho visto che non si toglie molto bene. Quel salvietto qui, se me lo dai, attenzione, però non ce ne mettere troppo, se no dopo qui le 6 bottiglie di vino che ho comprato non bastano. Stasera abbiamo invitato un paio di amici. Beh, i figli, stasera abbiamo qui il cenerino, tutti e tre i figli. Con i rispettivi partner. Però mi prende adesso perché sono 2 ore che sono uscito a fare la spesa, No, sono tornato adesso. io sono stata a casa, quindi ho bevuto una goccia d'acqua. Però a me ci vorrebbe una bella birretta adesso. Mo fammi finire questa a mettere qua. Aspetti 5 minuti, ce la prendo. Voglio mettere
paprika, dolce. Ecco qua, qua abbiamo tirato anche la metà. Prendiamo il coltello che non taglia. Ecco qua, questo che non taglia è stato adatto per fare questo lavoretto qua. Ok, e abbiamo tolto tutta questa plastica che impediva le spezie a farle entrare dentro la carne. Ecco. E io ho comprato per me anche questo qua. Questo qua per me, e ve lo faccio vedere pure. Questo è già splasticato, mi sembra. Sono due. Allora, questo ecco qua, qui si prepariamo anche il mio stinco di maiale, vedete? Qui non ci bisogna di cacciare la pellicola perché è molto delicata, non è come quella, però quella che posso levare la levo. Ecco, qui non viene come viene là. No, facciamo i piccoli taglietti qua, è così. Ci metto un po' di vino, sa? No, no, no. Ci sono alcune che... Andiamo quando si cucina con la birra. Vino. Ah, birra, non vale, c'è lo stinco, birra. Questo. Mi stanno a mezz'oretto, metti qua la camera, fai vedere come l'abbiamo preparati, faccio vedere io, aspetta. Vedi? Questa è la nostra preparazione che abbiamo fatto, abbiamo infarinato non con farina, ma con peperone fine rosso, sale, pepe, aglio. In polvere e origano e anche la loro. Ecco, così lo abbiamo aggiustato. Adesso lo facciamo stare così finché lo mettiamo poi nel forno. E adesso aggiustiamo ancora di nuovo, come vi stavo facendo vedere, il nostro stinco di maiale. Qui ho tagliato un po', vedete? Qui taglio un altro po', adesso questa cotenna quanto sarà ci mettiamo anche la birra per farla seccare come dico io. Ok. Qui già abbiamo tagliato pure. Va bene, basta. Metti qua. Adesso li mettiamo nella bacinella. Nurzweil. Facciamo Nurzweil. O dobbiamo fare pure l'altro? Non lo so. E da poi pulito quelle altre due, dai. E facciamo questo era quando vabbè qui c'è l'osso, però sono 2,2 kg
è 2 kg, due, l'altro sono 4 kg e la, le costolette Sperrix quant'era? Lo taglia, ecco qua, e adesso facciamo un altro taglio a questa distanza qua. Si fa una manciata di carne, costolette, e stinco e costolette. Non lo so come il Schweinax in italiano si chiama stinco, ma le costolette, che qui li chiamano Sperrips, che sono, sarebbe, la parola sarebbe proprio americana. Sperrips, non so come, se in Italia avete un nome suo oppure vengono soltanto comunemente chiamate costolette di maiale arrosto. Bene, questo era quello che abbiamo preparato per oggi e ci vediamo. Quanto mangiamo? Ciao! Queste sono le patate che ho pulito per fare per mangiarci con la nostra, con i stinchi e con le costolette di maiale. E ancora non ho finito, ne faccio altre 4 e poi abbiamo pulito tutti e 5 i tiri. Oppala. Bella, bella, bella patata abbiamo pulito. Ecco qua, sappiamo 3. Ma non voglio annoiare con sbucciare le patate. Oh, che belle sperrips che abbiamo preparato, guarda, già sono mezzo cotte. E queste che sono questi? I stinchi, i stinchi. Fa solo il cisco, no?